Allora, eravamo rimasti all'ordine del giorno presentato da tutta la maggioranza, che ha chiesto una sospensione di 5 minuti che poi abbiamo fatto supplementare tutto. Va bene. Chi lo presenta questo ordine del giorno? Prego, consigliere Pogliaghi, a lei la parola. Grazie Presidente, chiedo scusa perché ci siamo allungati un po' per integrare questo ordine del giorno. Vado a leggerlo. Ordine del giorno collegato al Consiglio Comunale aperto del 28 marzo. Tenuto conto che quanto illustrato in data odierna in Consiglio Comunale riguarda una progettualità molto innovativa sul nostro territorio, che ha come prospettiva un percorso verso l'economia circolare della gestione delle acque, dei rifiuti e dell'energia del calore, il progetto porta i seguenti benefici per la cittadinanza e sul territorio. Per i cittadini un servizio idrico integrato sempre più performante ed a minor costo, condivisione di scelte ambientali sul territorio, creazione di opportunità professionali, polo tecnologico per l'innovazione e mantenimento dell'occupazione, restituzione di percorsi ed aree verdi. Per l'ambiente, riduzione di emissioni atmosferiche, recupero di prodotti da rifiuti, riduzione di volumi di rifiuti trasportati, in particolare umido e fanghi. Per la ricerca, avvio del primo polo italiano di ricerca integrata sull'economia circolare, sperimentazione e nuove tecnologie su scala industriale. Impegna il Sindaco e la Giunta a vigilare affinché il progetto si svolga secondo i tempi e gli step illustrati in modo che i benefici attesi siano effettivamente realizzati. A garantire il corretto rapporto di implicazione nei processi di scelta energetici e ambientali presenti e futuri attraverso le forme societarie più appropriate. A tenere un rapporto di interazione con i gruppi CAP e Core e la cittadinanza per illustrare gli stati di avanzamento attraverso commissioni specifiche, a mantenere il livello di occupazione presente sul territorio anche nelle eventuali forme societarie future. In aggiunta c'è una proposta di integrazione condivisa. Quindi non è una proposta di emendamento, È un'integrazione. perché all'ODG non si può presentare. Ok. Un'integrazione. Un'integrazione che dice che impegna l'amministrazione ad avviare un procedimento della modifica dello statuto ai fini di un'eventuale consultazione popolare sulla materia. Grazie. No, questa è un'altra cosa. Questa è un'altra cosa però, mi scusi, eh. Non abbiamo il testo. Dietro. Ah, dietro. Punto 6. Punto 6. Il punto 6 lo avete letto voi. Sì, Adesso leggono però l'altro è lo presento. congiunto, ok? Perché è congiunto, sì. Quindi, Può ok. avvicinarsi per cortesia, No, così no, no, va no, bene, lo voglio capire io. Me lo glielo faccia spiego. vedere per cortesia. Allora, do la parola alla consigliera Chittò. Grazie. Grazie Presidente. Allora, rispetto all'ordine del giorno che è stato ora presentato, noi proponiamo i seguenti emendamenti. Il primo, che introduce sostanzialmente il testo dell'ordine del giorno e che dice: tenuto conto che già in data 16 dicembre 2016 i soci del consorzio Core SPA insieme a CAP Holding hanno approvato un documento con il quale si impegnavano a trovare una soluzione comune per trasformare l'impianto del termovalorizzatore. Poi si continua con il resto del testo. Al punto 2, dove si dice il progetto porta i seguenti benefici per la cittadinanza e sul territorio. E dopo questo ultimo pezzo viene sostituito per la cittadinanza.
e pone i comuni del consorzio in una posizione di avanguardia nell'intera area metropolitana che va a sostituire del territorio. Poi, nella parte di si impegna il sindaco e la giunta, al terzo punto, dopo al posto di commissioni specifiche si aggiunge tavolo tecnico politico con esperti e esponenti dell'amministrazione, e aggiungere che però questi tavoli tecnici e politici non devono essere in un numero non inferiore di 3 all'anno. Poi si aggiungono 2 punti alla fine degli impegni del sindaco e la giunta. Un primo dove si dice che si impegna il sindaco e la giunta a riferire per tempo in merito alla scelta che l'amministrazione comunale intende adottare per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, avendo una particolare attenzione alla sostenibilità delle stesse per la salvaguardia ambientale. E l'ultimo punto in cui si impegna il sindaco e la giunta a far sì che il progetto tenga conto della presenza del teleriscaldamento sul territorio della città. Grazie consigliera. L'ordine del giorno. Diamo la parola. Consigliere De Cristo deve ritirare l'ordine del giorno, mi stanno dicendo? Sì. Scusi Presidente, allora io ringrazio perché durante la vostra discussione avete deciso di riportare nel vostro ordine del giorno 2 punti che per noi erano importanti, in particolar modo quello sulla revisione dello statuto per poter eventualmente fare dei referendum sulla materia specifica, cosa che ad oggi, come ben voi sapete, non è fattibile, perché non è possibile fare referendum consultivi su partecipate che non siano di proprietà al 100% del Comune di Sesto San Giovanni. E vi ringraziamo anche di aver preso lo spunto rispetto al tavolo tecnico per discutere del progetto. Io volevo fare soltanto una nota di chiarimento che è semplicemente politica rispetto al primo punto che dice quanto illustrato in data odierna riguarda una progettualità molto innovativa sul nostro territorio. Io in 5 anni di consiglio comunale precedente ho imparato a essere diffidente, però a tenermi sempre un attimino quando ci vengono fatte delle proposte che sul momento sembrano mirabolanti, perché poi alla fine vengono fuori sempre le magagne che sul momento non vengono prese in considerazione. E mi spiego. Gli interventi tecnici di stasera hanno presentato un progetto, purtroppo non hanno corredato al progetto dei dati rispetto a un piano economico o a un piano industriale. È in divenire sicuramente. Io spero che dopo il 30 di aprile tornerete a conferire al Consiglio Comunale tutto rispetto al tema. È certo che però bisogna capire che il tema è delicato. Se l'inceneritore viene chiuso definitivamente nel 2019 e viene smantellato, è ovvio che, ed è lì che si innestava la mia richiesta di un commento politico, il nostro sacco nero dove va? Cioè non possiamo, quello che è mancato stasera è il chiarimento rispetto alla tematica. Chiudiamo l'inceneritore, che cosa facciamo? Quando nel 2012 noi abbiamo presentato la mozione con la richiesta di chiudere l'inceneritore, mozione che all'epoca era stata bocciata e che però ha iniziato tutto un processo che poi di fatto ha portato anche al consiglio di stasera, avevamo parlato di exit strategy. Nel 2012 avevamo ancora dei larghi tempi tecnici per poter produrre un progetto che fosse denso di contenuti. In questo momento il tempo è poco, sapete meglio di me che il 2019, che è soltanto alla fine dell'anno prossimo,
nella pubblica amministrazione è dopodomani. Cioè non siamo nel privato che in un anno e mezzo un'azienda apre e chiude, nel pubblico un anno e mezzo è dopodomani. Per cui ad oggi non avere un piano industriale o un piano strategico dell'amministrazione su che cosa faremo del nostro sacco indifferenziato quando verrà chiuso l'inceneritore per essere smantellato, non per essere chiuso e va, cioè verrà proprio distrutto, lascia un po' perplesso ed è per quello che io mi dico che rimango un po' trattenuta sul progettualità molto innovativa. Questo non vuol dire che chiedo l'emendamento, era semplicemente un commento politico a latere del consiglio che si è tenuto stasera. Detto questo, è un'ottima proposta, speriamo che si riesca a realizzare nell'interesse di tutti i cittadini. Anche se forse potevano essere sviluppati anche progetti un po' meno impattanti, come ad esempio proprio il compostaggio. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Vincelli, le chiedo scusa un secondo, c'è il sindaco che vorrebbe intervenire. Certo. Grazie, molto gentile. Prego, signor sindaco. Sì, grazie, buonasera. Ma le rispondo subito, visto che ha chiamato in causa la parte politica, ma innanzitutto è un consiglio comunale fatto su richiesta di una parte dell'opposizione. Se fosse stata della maggioranza, ovviamente i tempi sarebbero stati maturi per fornire delle risposte. Oggettivamente fornire risposte su quelle che sono le strategie nel momento in cui ancora si stanno studiando, è proprio per questo che ancora non è stato convocato un consiglio dalla maggioranza per dare delle risposte. Quindi anticipato un attimino i tempi, oggettivamente l'argomento è molto sentito, ci mancherebbe, e ci vede favorevoli a iniziarlo a affrontare, però oggettivamente siamo ancora nella fase dove stiamo attendendo lo sviluppo dei piani industriali, come hanno detto i presidenti questa sera. E certe strategie, certe risposte le stiamo valutando, non è che non le abbiamo, le stiamo valutando. Mi sembrava opportuno puntualizzare questo passaggio. Grazie. Grazie a lei, signor sindaco. La parola al consigliere Vincelli. Buonasera Presidente, grazie. Un saluto ai consiglieri, giunta e ai cittadini. E una comunicazione che farà piacere alla consigliera Franciosi. Proprio sul punto dei garanti e sull'attivazione chiaramente di inserire proprio nello statuto, giustamente per legge, dei quesiti referendari, proprio io, il Presidente del Consiglio, e l'ufficio chiaramente capo gabinetto abbiamo iniziato a interloquire con alcuni esperti cittadini di Sesto, per cui abbiamo rivisto un attimo quello che è successo nella precedente amministrazione e tra l'altro non abbiamo ben compreso, almeno io personalmente, il perché un bando che sui discorsi dei garanti era stato aperto non è stato chiuso, questo come primo punto, e anche sul discorso poi dei referendari. Però noi ci siamo chiaramente attivati e prossimamente ci incontreremo chiaramente ancora con questi esperti. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Di Cristo, prego. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio il Sindaco per la puntualizzazione, adesso, visto che il clima è molto rilassato stasera, vuol dire che siamo avanti rispetto a certe tematiche, quindi mi fa piacere di questa cosa. Pone le basi, allora posso illudermi, può sapere, discutere di cose che state valutando, può porre le basi per una condivisione vera su un tema che è così cogente per il territorio. Per quanto riguarda l'intervento del consigliere Vincelli, una precisazione, a parte che sull'ordine del giorno che noi ritiriamo, proprio le motivazioni, il nostro ritiriamo in quanto i punti salienti del nostro ordine del giorno, come ha spiegato la collega, sono stati integrati nell'ordine del giorno unico presentato in maniera unitaria. E una precisazione però, per quando noi eravamo entrati proprio nel merito dei garanti, della sua specificità sull'articolo 21, la convocazione dei garanti, e l'articolo 20,4, la modifica dello statuto,
proprio per, come invito, non voleva essere un'accusa per l'attuale maggioranza, per dire non è stato fatto nulla, ma era un invito a dire attenzione, che se vogliamo mettere, che vogliamo usare lo strumento del referendum consultivo, al momento non è possibile utilizzarlo in quanto lo statuto comunale non permette, se non si fanno quelle modifiche, non ci permette di utilizzarlo. Quindi era soltanto un richiamo all'attenzione su quel punto e non in maniera, non era un giudizio sull'operato o meno dell'attuale maggioranza. Detto questo, ribadisco che però in ogni caso noi ritiriamo l'ordine del giorno, così rimane agli atti come aveva chiesto il Presidente del Consiglio. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Se non ci sono altri intendenti, mettiamo in votazione l'ordine del giorno così integrato. Il primo. Il primo, esatto, sì. Siamo pronti? Apro la votazione. Chiudo la votazione. Sono aumentati. È arrivata la consigliera. Ha votato? Ah, ok. Non avevo scritto. È entrata il consigliere Pagano, quindi presenti 21. Favorevoli 21, contrari 0, astenuti 0. L'ordine del giorno è approvato. Bene, sono le 23:19, il consiglio comunale chiude. Buonanotte a tutti, grazie. Vi suggeriscono di fare giustamente gli auguri di buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie. Grazie.